Cecoslovacchia, classificatasi al primo posto, e Italia, seconda, sono le due squadre che hanno conquistato il passaggio alle semifinali della Coppa del Mondo di Speedway, al termine della appassionante gara internazionale disputatasi sulla pista di Lonigo in provincia di Vicenza e valevole appunto per i quarti di finale. La manifestazione, svoltasi alla presenza di un pubblico foltissimo valutato a oltre 12.000 spettatori, si è ristretta fin dalle prime batterie a un duello italo-cecoslovacco, con i piloti delle due rappresentative in lotta accanita per le primissime posizioni, lasciando subito a fare praticamente da spettatori olandesi e jugoslavi. Gareggiando su moto tutte di fabbricazione straniera, le cecoslovacche Java e le inglesi Westlake, tutte comunque dotate di pneumatici italiani, Pirelli, il quartetto italiano formato da Biginato, Famari, Dalchiere e Ferraccioli ha fornito una prova superlativa e in effetti ciascuno dei piloti ha dato il massimo. Il punteggio si è così mantenuto costantemente sul filo dell'incertezza e solo nelle ultime tre batterie, anche a causa della caduta di un nostro rappresentante, avvenuta mentre tentava un sorpasso per portarsi in prima posizione, i cecoslovacchi hanno potuto prendere la testa, che hanno conservato fino al termine con un margine di 3 soli punti. Alla conclusione delle 16 batterie in programma, questa è la classifica finale. Prima la Cecoslovacchia con 40 punti, seconda l'Italia con 37, al terzo posto staccatissima l'Olanda con 13, quarta la Jugoslavia a quota 6.